celebrata in tutta la provincia la giornata contro la violenza sulle donne. Covid-19, 92 casi, ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati all'ASL 5. Era in malattia ma andava ad esibirsi come ballerino caraibico, dipendente dell'Arsenale nei guai. Il nostro tour nei comuni della provincia, le situazioni nel comune di Levanto. Infine, calcio, lutto per la scomparsa del campione Diego Armando Maradona. Sfidò lo Spezia nella Coppa Italia del 1988, il 21 di agosto. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Aiutateci a interrompere la catena della violenza. Così il questore della Spezia, Silvia Burdese, nel corso del Consiglio Comunale in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza di genere e nei confronti delle donne. Si è trattato di una seduta in streaming con la partecipazione dell'intero Consiglio Comunale e delle massime autorità civili. Abbiamo avuto 30 codici rossi in un anno, ha spiegato il questore, e 10 ammonimenti. Nel corso della pandemia, ha detto il sindaco Peracchini, sono stati 56 gli accessi allo sportello del centro Irene, 13 sono state le richieste di consulenza legale e 34 di supporto psicologico. La giornata è stata turbata da alcuni commenti razzisti, le battute volgari e anche una bestemmia che qualche disturbatore ha scritto a commento online della seduta. A seguito dell'episodio, Palazzo Civico si riserva di attivare azioni legali per denunciare i fatti alla polizia postale. E oggi, sempre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana, accompagnata da Daniela De Lucchi, presidente dell'associazione Vittoria, si è recata al lavatoio di via Mascari, dove ha depositato un fiore sotto la targa dedicata alle donne vittime di violenza. La violenza a una donna è una violenza a ogni donna. Questo fiore è un omaggio a ciascuna di loro, ha detto il sindaco. Una panchina di colore rosa, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata installata questa mattina a Lerici, tra Lido e la Venere Azzurra. Quello della violenza sulle donne è sempre un problema molto attuale. Ce ne parla Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Vediamo. Lerici partecipa alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne con l'installazione di una panchina rosa tra il Lido e la Venere Azzurra. Per la nostra amministrazione è un momento molto importante perché vogliamo attivare dei percorsi dedicati proprio alla crescita al femminile, coinvolgendo gli uomini naturalmente, dei percorsi che partano dalla scuola, quindi già dall'infanzia con una comunicazione non violenta. E sappiamo appunto che nel periodo del lockdown purtroppo molte donne sono state uccise, almeno una donna ogni due giorni. Chiaramente l'isolamento sociale, le difficoltà connesse anche alla mancanza di relazioni con terzi che potevano anche intervenire positivamente sui rapporti all'interno di un nucleo ristretto, unite spesso alle difficoltà economiche, perché guardate che la difficoltà economica, la miseria fa perdere purtroppo anche la ragione a molte persone, hanno chiaramente incentivato più che altro il comportamento violento all'interno delle famiglie. Ecco, tra l'altro la prevenzione contro la violenza sulle donne è una delle tante priorità della Polizia di Stato. Assolutamente sì, la Polizia di Stato da anni con il progetto Questo Non è Amore è sempre in prima linea nelle strade. Ora quest'anno chiaramente il lockdown ci costringe a non essere presenti nelle forme che avevamo amato, diciamo, quelle della condivisione, della presenza e della conoscenza. Tuttavia l'argomento è sempre al centro dell'attenzione della Polizia di Stato, della Direzione Centrale Anticrimine, della Questura di Spezia. Lei ha definito la panchina come un simbolo, perché? Sì, questa panchina, tra l'altro collocata in un posto meraviglioso, deve diventare il simbolo della fiducia che le donne devono avere nei confronti delle istituzioni e anche della responsabilità che le istituzioni si assumono collocando una panchina in un posto così bello. Responsabilità per sostenere le donne in un percorso che
sappiamo essere difficile e anche doloroso. Purtroppo negli anni passati anche a Lerici si è verificato un caso di femminicidio. Sì, Lerici è appunto, ha avuto questo dramma, è accaduto all'interno dell'amministrazione comunale, un caso che ha scioccato tutta la nostra comunità e ancora oggi ha lasciato un segno, una cicatrice che non si chiude. Quindi anche per questo motivo vogliamo rafforzare questo impegno a sostegno delle donne. E alla cerimonia è stato presente anche il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, che ha parlato di un importante protocollo a sostegno della figura femminile. Sempre Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Sentiamo. Ecco, proprio ieri avete firmato un particolare protocollo a tutela delle donne. Sì, ieri abbiamo mosso i primi passi per aggiornare un protocollo che era già stato sottoscritto nel 2016 e l'oggetto di questo protocollo è mettere in collegamento il terzo settore, che a Spezia ho piacevolmente scoperto essere molto ricco e molto vivace, mettere in collegamento, dicevo, il terzo settore con le istituzioni per creare una rete e per contrastare e prevenire in modo sempre più efficace il fenomeno. Tre sono le linee di intervento che vorremmo migliorare: i percorsi di sostegno al maltrattante, consulenze psicologiche e accompagnamento ai minori che sono vittime indirette della violenza delle donne, la violenza in famiglia, e altro punto, quello di rendere più efficaci i percorsi di reinserimento lavorativo delle donne. E questa sera, al termine del TLS Giornale, andrà in onda un TG Zoom dedicato alla giornata di oggi. Non restare indifferente, fermiamolo in tempo. È l'invito dell'Arma dei Carabinieri lanciato attraverso uno spot contro la violenza sulle donne. Invito rivolto anche a quelle persone che vedono o avvertono segnali di violenza. Inoltre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, saranno illuminate di arancione le caserme dell'Arma dei Carabinieri che ospitano le 150 stanze del progetto Una Stanza Tutta per Sé, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia della violenza subita, grazie a una collaborazione tra l'Arma e il Soroptimist International Club Italia, associazione di donne impegnate nel sostegno all'avanzamento della condizione femminile nella società italiana. E in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l'ufficio postale di Piazza Verdi, alla Spezia, ha allestito un'esposizione filatelica all'interno dell'ufficio postale stesso, con francobolli, cartoline e folder dedicati, immagini riferite a figure femminili significative. E parliamo ancora della giornata contro la violenza sulle donne, perché le infermiere lanciano un allarme. Sono il 79% dei professionisti che rischiano in ambito lavorativo. Circa la metà degli infermieri in servizio, secondo le rivelazioni INAIL, subisce aggressioni ogni anno, spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. E per questi la stragrande maggioranza sono donne. Si dovrebbero prevedere pene più severe, prosegue Mangiacavalli, per chi aggredisce verbalmente e fisicamente un professionista sanitario donna nel luogo di lavoro e nell'adempimento delle proprie funzioni. Cambiamo argomento. I nuovi contagi nella provincia della Spezia per la Covid-19 sono 92. 19 da contatto da caso confermato e 73 sono stati riscontrati attraverso l'attività di screening. A livello regionale il totale dei nuovi positivi è di 460 a fronte di 5.831 tamponi effettuati. Nel genovese i nuovi positivi sono 243. L'ASL 5 della Spezia registra un decesso, si tratta di una persona di 101 anni mancata nella giornata di ieri nell'ospedale di Sarzana.
In base all'aggiornamento delle schede decessi, nel resto della Liguria si registrano 22 vittime. Nello Spezzino scendono ancora i pazienti ricoverati in ospedale, che sono 138, 8 in meno rispetto a ieri. Rimane stabile la terapia intensiva con 16 persone assistite. Gli attualmente positivi in provincia sono 2.153, le sorveglianze attive 730. Manca un mese alla vigilia di Natale, ma in questo tempo di pandemia che Natale sarà? Vimal, Carlo Gabbiani e Sergio Diofli hanno fatto il punto con la presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Liguria. Vediamo il servizio. Manca un mese al Natale, un Natale che sarà sicuramente più sobrio e ci è stato ricordato da tutte le autorità sanitarie come sia importante non fare gli errori che sono stati fatti durante l'estate, quindi mantenere sicuramente il rispetto di tutte le regole. Certamente ci auguriamo tutti che possa essere un Natale più sereno possibile per tutti i cittadini. Veramente la situazione sanitaria è preoccupante, quindi la raccomandazione che noi continueremo a fare senza stancarci, al di là di autorizzazioni date in occasione delle festività, di potersi incontrare forse un po' in un numero un po' superiore allo strettissimo nucleo familiare, noi continuiamo a dire: state attenti, tenete la distanza, tenete le mascherine. Non sarà mai un liberi tutti. Noi non abbiamo la possibilità di fare un Natale, trascorrere delle feste come se niente fosse. Come ha detto lei giustamente, non ripetiamo l'errore fatto nel periodo estivi. Dobbiamo costantemente stare molto attenti e mascherina e distanze, evitare che le persone si incontrino, troppe persone insieme, perché comunque nei luoghi chiusi troppe persone insieme non vanno bene, sono sempre assembramenti. Quindi orientiamoci a un Natale il più sereno possibile, in famiglia e anche a gruppi, pazienza, ci parleremo, ci vedremo in altre occasioni, ma l'importante è che possiamo raggiungere una situazione sanitaria un po' più tranquilla di quella che viviamo al momento. I vigili del fuoco della Spezia hanno ultimato questo pomeriggio l'opera di bonifica dell'incendio divampato ieri in località Ruffino, La Spezia, come vediamo in queste immagini. Il fuoco ha interessato circa 2.000 metri quadrati di macchia mediterranea e sono occorsi 2 giorni interi alle squadre dei vigili del fuoco insieme ai volontari dell'antincendio boschivo per estinguere le fiamme, modificare a fondo la zona e rimuovere la vegetazione lungo tutto il perimetro. Il confronto va dal 30 settembre 2019 allo scorso settembre, passando da 31.499 a 31.115, con un calo dell'1,2%. Il saldo più negativo è quello di Genova, che passa da 14.741 a 14.567. A seguire Savona, una diminuzione di oltre 100 imprese in un anno, da 6.724 a 6.600. 121. Più contenute sono le diminuzioni alla Spezia, meno 48, e Imperia, meno 59 realtà produttive. Un trend che segue anche l'andamento nazionale, dove in un report di Union Camere si evidenza come le imprese guidate da donne siano quelle che abbiano pagato un prezzo più alto durante i mesi di lockdown. Novità per la scuola di formazione professionale Spezzina, presieduta da Andrea Prassini, agente della Polizia Locale di Santo Stefano Magra e formatore. La scuola di formazione si arricchisce di nuovi relatori di rilievo: Leonardo Moretti, psichiatra, membro comitato scientifico e docente dell'Associazione Criminologi, commissario della Polizia di Santo Stefano di Stato Stefano Rossi, comandante della sottosezione di Polizia Stradale di Brugnato, oltre all'ispettore di Polizia di Stato Rosario Izzo. Ci sono anche il brigadiere della Guardia di Finanza Francesco De Benedettis, istruttore di difesa personale della Guardia di Finanza stessa e maestro di arti marziali Enzo Meneghini. Gli incassi delle iniziative organizzate dall'Associazione Culturale sono devoluti in beneficenza. Prosegue il tour di Teleliguria Sud nei comuni dello Spezzino.
Questa mattina Vimal, Carlo Gabbiani e Davide Morina sono stati a Levanto, nel centro storico e nel lungomare, per vedere come i residenti stiano trascorrendo questo periodo di restrizioni dovute alle norme contro il Covid-19. Vediamo. Siamo sulla spiaggia di Levanto, ci sono delle persone che passeggiano lungomare, i più temerari si immergono addirittura nelle acque sfidando la temperatura del mare. Insomma, a Levanto si rispettano le norme anticontagio, ma lo scenario e la bellezza del luogo aiuta molto. Abbiamo un mare, non so se avete visto, meraviglioso. No, stiamo bene, dai. Dal punto di vista del commercio, tante realtà abbiamo visto che hanno tante difficoltà. Il commercio è una cosa, è tutto fermo, però è una cosa che tutto il mondo praticamente, e va così. La speranza di tutti è che la prossima estate, fra pochi mesi, sia migliore. Speriamo di sì, dai, per tutti. Dal punto di vista dei servizi funziona tutto bene, la consegna della spesa a domicilio? Cioè... Sì, no, ma qui non abbiamo quei problemi lì, solo la paura di ammalarsi, poi... In quanto ai servizi va tutto, diciamo, bene. Siamo in via Dante, la via principale di Levanto, dove le persone si ritrovano per il passeggio. Levanto, che è stata una delle prime città d'Italia a sperimentare la quarantena quando a febbraio il gruppo di sbandieratori rientrò dal carnevale di Codogno. Adesso come stanno andando le operazioni? Beh, adesso bene, andiamo sicuramente meglio che 6 mesi fa. E ci sono tante attività che lavorano con il turismo, che tipo di estate è stata? Dal punto di vista del turismo classico, molto peggiore delle precedenti, perché sono mancati chiaramente tutti gli stranieri e soprattutto gli americani, che sono una fetta molto importante del turismo di queste zone. E invece per quanto riguarda gli italiani, no, è stata discreta, diciamo. Ci sono tante seconde case, alcune persone che sono, diciamo, residenti in zona rossa sono rimaste qui a Levanto dopo l'estate? Questo vorrei dire di no, in realtà sì. E rimaniamo sempre nel comune di Levanto per fare il quadro generale della situazione sanitaria con il sindaco Luca Del Bello. A Levanto 42 persone positive al virus, secondo il report di ieri sera, nessuna è in grave condizioni. Sì, grazie, intanto grazie di questa vostra presenza qua oggi. Sì, in base al report di ieri dell'ASL 5, a Levanto abbiamo 42 persone in isolamento per positività da coronavirus. L'unica notizia positiva è che nessuno di questi, diciamo, alcuni sono addirittura asintomatici, però nessuno versa in condizioni particolari. Dalla prossima settimana un'importante novità che riguarderà i tamponi, che sono fondamentali per il tracciamento. Tamponi sono fondamentali per la prevenzione e per il tracciamento. Grazie all'ASL, al distretto Riviera Val di Vara e anche alla Croce Rossa, che metterà a disposizione, diciamo, la sua tensostruttura in un'area che ora dovremo definire sia con l'ASL che con la Croce Rossa, ci sarà la possibilità di poter effettuare, ovviamente dietro la prescrizione dei medici di famiglia, i tamponi rapidi, diciamo, dalla macchina. E questo è un grande servizio, perché ora i cittadini di Levanto devono andare a Brugnato o a Bragarina Spezia, e questa è una cosa estremamente importante. Uno dei punti programmatici del suo programma prima dell'elezione era il mantenimento del presidio ospedaliero di Levanto, che in un periodo di pandemia si è rivelato ancora più strategico. Sì, certamente, diciamo, noi è anni che Levanto combatte la battaglia per il mantenimento del presidio ospedaliero del San Nicolò di Levanto, e credo che questa pandemia, questa emergenza sanitaria dimostri come sia importante avere strutture sanitarie sparse per il territorio. Devo dire che con l'ASL attuale abbiamo raggiunto degli accordi positivi, e quindi ci sono tutte le premesse perché, diciamo, la nostra struttura sanitaria sia mantenuta e addirittura rilanciata. Le realtà economiche: Levanto è un borgo che vive di turismo, ci sono tante attività di ristorazione, gli stabilimenti balneari. È stata un'estate abbastanza difficile, abbastanza complessa, però un pochino si è lavorato con i turisti italiani, ovviamente.
Sì, esatto. Noi sul nostro tavolo di amministratori a maggio avevamo praticamente tutte le disdette di apertura di tutte le attività ricettive e di ristorazione. Poi da giugno, grazie alla forza di volontà di tutti, si è riusciti sostanzialmente a riaprire e comunque in parte a salvare la stagione con luglio, agosto e settembre. Certamente una stagione difficile e comunque parziale, perché è mancata tutta la primavera, Pasqua compresa, e giugno. E devo dire che noi come amministrazione comunale abbiamo cercato di venire incontro alle attività dei commercianti facendo sgravi fiscali, soprattutto per la tassa sulla spazzatura e anche, diciamo, l'esenzione al pagamento del suolo pubblico, che abbiamo ritenuto doveroso per dare una mano a chi di fatto produce ricchezza nel nostro comune. Cambiamo argomento. L'AUSER, Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale della Spezia, ha attivato i propri servizi di trasporto sociale nel rispetto delle norme anti-Covid anche nei comuni di Rico del Golfo, Beverino e Pignone. Per informazioni e prenotazioni del servizio è necessario telefonare alla sede provinciale di Via Parma, alla Spezia, al numero 0187 51 3108 oppure al numero verde Filo d'Argento AUSER, che risponde al numero 800 99 59 88. È stato scoperto dai carabinieri della Spezia un impiegato dell'arsenale militare che, invece di recarsi al lavoro, si dedicava alla sua passione per balli caraibici. Il servizio è di Carolina Cardetti. Vediamo. Anziché recarsi al lavoro, si dedicava alla sua passione preferita, i balli caraibici. L'uomo, un 36enne spezzino, impiegato presso l'arsenale, aveva lamentato dolori che non gli permettevano lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia partecipava a stage, show e a numerosi concorsi danzanti, organizzati in numerose sale da ballo in diverse regioni d'Italia. Il tutto documentato via web sui principali canali social. I carabinieri per la Marina Militare Spezzina, attraverso pedinamenti e infiltrandosi alle serate danzanti, hanno scoperto che il giovane, anziché recarsi al lavoro, svolgeva il ruolo di istruttore di ballo in uno dei centri fitness più conosciuti di Parma, sfruttando una popolarità personale derivante da partecipazioni a esibizioni pubbliche, cui aveva preso parte benché formalmente convalescente. Gli accertamenti hanno dimostrato come il 36enne abbia indebitamente percepito circa 7.000 euro per indennità di malattia. Adesso le indagini sono chiuse, ma la Procura della Repubblica della Spezia ha chiesto il rinvio a giudizio, che gli ha contestato la truffa aggravata continuata ai danni dello Stato. La commozione mondiale, come l'ha definita un quotidiano argentino, per la morte di Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori di sempre, scomparso oggi a 60 anni. Non risparmia neppure gli sportivi spezzini. Il ricordo torna al 21 agosto 1988, a cui si riferiscono queste immagini, quando gli aquilotti del capitano Telesio affrontarono il Napoli sul campo neutro di Livorno. Finì 3-1 per gli azzurri campani, in quella che rimane una pagina indelebile della storia dello Spezia, proprio per l'incrocio tra le maglie bianche e il pibe d'oro, negli anni del suo massimo splendore calcistico. Ok, su pista, non c'è solo la prima squadra in testa in Serie 1 nel grande Sarzana di questi tempi, che sta dominando con le proprie squadre anche i campionati di categoria Under 19, 13 e 11. Parliamo del settore giovanile rossonero nel servizio di Andrea Catalani. Vediamo il servizio. Dunque, sangue spagnolo e più esattamente catalano al comando di quell'Under 13 che con l'Under 11 è la squadra dell'Hockey Sarzana che più si è distinta in questo avvio di stagione. E allora parliamone di questi piccoli hockeyisti che vogliono crescere, vero John? Il lavoro che facciamo qua è un lavoro facile, perché tutti i bimbi vogliono allenarsi, sono i giocatori bravi che giocano bene a hockey, allora allenarsi è più facile è per quello che i risultati sono così. Il settore giovanile dell'Hockey Sarzana non è soltanto Under 13 e Under 11 che vanno per la maggiore, c'è anche dell'altro, no? E ne parliamo con il responsabile dell'Under 17, ma non solo, come ora ci spiega lui. In questo momento stiamo attraversando un momento un po' particolare, ma nonostante tutto portiamo avanti questa tradizione dell'hockey, ovvero i nostri bambini che vengono a allenarsi nonostante tutto e vengono
con la stessa voglia di prima, cercando sempre di imparare cose nuove e ovviamente dobbiamo cercare di stare attenti, mantenendo sempre, cercando sempre di tenere sempre le giuste distanze, le giuste precauzioni che la società ci ha detto, ma nonostante tutto andiamo avanti e i bimbi vengono. Ovviamente sappiamo che non è facile, però invito tutti i bambini che vogliono pattinare, che vogliono conoscere questo bellissimo mondo che è l'hockey, a venire a trovarci, a venire a imparare a pattinare, a venire a imparare a giocare a hockey, che è uno sport completo. E veniamo al calcio. Lo Spezia nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia supera il Bologna per 4-2 e va al turno successivo. Per gli Aquilotti segnano Piccoli, Farias e doppietta Di Maggiore. Ma vediamo il servizio. Lo Spezia batte il Bologna ai tempi supplementari, 4-2 risultato finale, una vittoria che consente agli Aquilotti in Coppa Italia di accedere agli ottavi di finale. Sarà di nuovo l'Olimpico il palcoscenico per questa gara. Spezia che torna quindi all'Olimpico a giocare contro la Roma, ma è importante soprattutto la vittoria che questa sera ha ottenuto lo Spezia italiano a Bologna, perché nonostante il tecnico abbia praticamente cambiato completamente tutti gli 11 rispetto all'ultima gara in casa contro l'Atalanta, lo Spezia è riuscito comunque a giocare la sua gara, ha rischiato, ha subito due gol ma ne ha fatti quattro, creando calcio ancora una volta, come succede spesso in questo periodo. È una vittoria che sicuramente dà ulteriore linfa allo Spezia, alla sua voglia di rimanere in questo campionato, alla sua voglia di far vedere che può giocarsela contro tutti, contro tutte le squadre. La sequenza dei gol: Spezia che va subito in vantaggio al quinto minuto con Piccoli, che sfrutta un passaggio in profondità per andare col sinistro a scaraventare la palla sotto la traversa, un vantaggio che scuote il Bologna, che raggiunge il pari al 13° con Barro, che scatta sul filo del fuorigioco, fuorigioco da rivedere sicuramente, ma non c'è il VAR in questo momento in Coppa Italia e quindi non si può andare a rivederlo, l'arbitro lascia proseguire, quindi Barro batte Krapikas, che giocava in porta stasera e sarà uno dei protagonisti della gara. Al 45° è Orsolini che segna su passaggio di Soriano, ma in realtà il Soriano era in fuorigioco netto, l'arbitro lascia comunque anche in questo caso andare, e questo gol però lo Spezia non lo avrebbe meritato chiaramente per il fuorigioco di Soriano. 2-1 per il Bologna. Nel secondo tempo entra Farias nello Spezia e segna subito dopo due minuti su passaggio di Piccoli. Farias stoppa con il destro, poi col sinistro raggiunge l'angolino dalla parte opposta del portiere d'Acosta, riportando lo Spezia in parità. Si va ai supplementari, anche se nei minuti finali c'è una girandola di emozioni con il rigore concesso dall'arbitro per atterramento di Palacio da parte di Krapikas. Krapikas che però para il rigore di Barro, e quindi si va ai supplementari dopo che lo Spezia è andato vicino al gol nuovamente con Piccoli. Supplementari, Spezia che li interpreta meglio dal punto di vista delle ripartenze e riesce ad andare in gol con Maggiore per ben due volte. Maggiore è entrato nel finale di secondo tempo, prima molto bravo a sfruttare un'azione in profondità e da battere il portiere con il destro, e poi al un minuto dalla fine, al 119°, ancora bravo a sfruttare una sbandata della difesa del Bologna su rimessa laterale di Farias, riesce a battere con il destro sempre il portiere all'angolino dalla parte opposta. Spezia che quindi vince 4-2 a Bologna, va a giocarsela contro la Roma e domenica prossima sarà invece ospite del Cagliari alle ore 18 alla Sardegna Arena. Ok, va bene. Ciao ciao. Ciao. Una lieta notizia per la famiglia di Teleliguria Sud: si è laureata oggi in discipline dello spettacolo e della comunicazione
A Pisa la nostra collaboratrice di Ginevra Masciullo, con 110 lode, discutendo una tesi sulla giustizia, su giustizia e comunicazione, dalle aule di Norimberga al Tribunale Militare della Spezia, come i media hanno raccontato i processi ai criminali di guerra nazisti. A Ginevra ovviamente i più calorosi auguri della redazione di Teleliguria Sud. E per questa edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Buona serata. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per giovedì 26 novembre in Liguria. Si avvicina lentamente una perturbazione che nella giornata di sabato 28 novembre lambirà anche la nostra regione con qualche pioggia. Tra giovedì e venerdì invece avremo un progressivo aumento della nuvolosità, ma con scarsi fenomeni. Andiamo però nel dettaglio sulle previsioni per domani, giovedì 29 novembre. Al mattino ampie zone di cielo sereno, ma con il probabile transito di velature o nubi alte, specie sul settore centro-orientale, col sole che potrebbe apparire come dietro ad un vetro smerigliato. Parziale infittimento della copertura nuvolosa, sempre alta, durante il pomeriggio e in serata, con belle schiarite limitate alle Alpi Liguri e l'Imperiese occidentale. Non si prevedono piogge. Ventilazione debole e variabile lungo le coste centro-orientali, moderata da est e nord-est sull'Imperiese. Il mare poco mosso, temporaneamente mosso a ponente, temperature in lieve aumento, le minime stazionarie, le massime. Lungo le coste prevediamo minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 13 e 18 gradi. Nelle aree interne minime tra meno 1 e 5 gradi, massime tra 9 e 13 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.